Bene gente, bentornati di nuovo su Valfair Games. Eravamo qui per fare la prima missione per accedere ai Railroad e sfruttarli poi solamente per un'abilità che ci serve, ovvero quella di potenziare la tutina inutile, praticamente, che mi vedete sotto i pezzi di armatura, quella tutina bianca. Detto questo, una volta incontrati, come avete visto al video precedente, parliamo con questo Deacon. Scusa. Perdona l'accoglienza freddina. Quando ti metti contro l'istituto, bisogna andarci cauti prima di aprire la porta agli sconosciuti. Il tuo capo fa bene a essere prudente. Vero. Però non ci ha aiutati a iniziare con il piede giusto. Ma ora è tutto a posto. Ho garantito per te. Non è morto nessuno. Ciò nonostante, fammi un favore e non venderci all'istituto. Grazie. Tranquillo. Terrò la bocca cucita. Era quello che volevo sentire. Des vuole includerti tra i nostri turisti. Così chiamiamo quelli che ci aiutano facendo dei lavoretti qua e là. Che spreco. Insomma, il succo è questo. I Railroad hanno bisogno di te. Dimmi che cosa devo fare. Ho un lavoro. Troppo grosso per me, ma perfetto per noi due. Aiutami. Facciamo bella figura e Des ti accoglierà a braccia aperte. Così, quando avrai bisogno d'aiuto, i Railroad saranno al tuo fianco. Ok, ci sto. Perfetto. Vediamoci alla vecchia autostrada fuori Lexington. Ti spiegherò tutto sul posto. Ok ragazzi, ora abbiamo questa missione dove dobbiamo incontrare questo Deacon in questa autostrada. Quindi usciamo di qui. Facciamo male della paura, ragazzi, con questo tirapugni. Ok, e usciamo di qui. Ok, una volta usciti ragazzi, apriamo la mappa, dobbiamo arrivare esattamente qui, quindi andiamo al Super Duper Mart e ci andiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati al Super Duper Mart, io vado di qui e mi dirigo verso dove dobbiamo incontrare questo Deacon. La zona della missione ragazzi è proprio là dentro, come dicevo prima di calpestare accidentalmente una mina, è proprio là dentro, però noi ci siamo andati proprio dal lato dal quale dovremmo poi uscire a fine missione, per il semplice motivo che era più vicino. Ora andiamo avanti. Tanto i nemici non ci seguiranno, potete stare tranquilli, e andiamo a parlare con Deacon, che ci porterà proprio sopra questa strada. Qui c'è un'armatura atomica. Cani. Ragazzi, non sapete che spasso uccidere tutto a cazzotti. Perché io sto dando sia un pugno che una coltellata allo stesso tempo. Un cervo con dei tappi. Che ci facevano dei tappi? Un cervo? Ok, andiamo. Come vedete ragazzi, l'effetto del sangue nelle lame è una gran figata, oltre alla luce fastidiosa del Pip-Boy che ci riluccica sopra. Ehi. Hey. Deacon, sei tu? Sono travestito da abitante della zona contaminata. Questa è la mia roba, idiota. Giù le mani. Forte, eh? Per tua fortuna non ho anche cambiato faccia. Piantala con le cazzate. Non lo faccio per te.
ma per stare sempre un passo avanti a tu sai chi, l'istituto. Venendo a noi, non è da molto che i Railroad usano la Old North Church. La nostra vecchia base era sotto uno Slocum's Jaw. Eravamo sistemati bene prima che l'istituto ci trovasse. Sì, sì, bella storia. Vuoi dirmi che ci facciamo qui? Siamo fuggiti in fretta e furia. Dobbiamo riprendere una cosa importante che abbiamo lasciato là dentro. Allora troviamola. Innanzitutto c'è una cosa da fare. Qui intorno c'è un turista che ha informazioni sulla base. Recuperiamole prima di entrare in azione per davvero. Per ora vado avanti io. Sono in cerca di segnali. Ok ragazzi, noi adesso lo seguiamo. Usiamo per scambiarci messaggi in codice. Per capirci, abbiamo segni e controsegni, nascondigli e perfino una stretta di mano segreta. Ok, forse la stretta potevamo risparmiarcela. Comunque il turista avrà lasciato una pista da seguire. Ok, noi lo seguiamo salendo di qua. Ed eccoci qua. Per sbrigarci ragazzi, noi lo... indica una direzione. Ok, sì. Turista andremo poco più avanti, lui incomincerà a correrci appresso poi. Come vedete, corre un po'. Meno si sbriga. Ah, era già morto, ok. Ragazzi, aspettate un momento, Ah, pesante, a volte, ok, pensavo pesante qualcosa da predone. Ragazzi, neanche Wolverine è così potente. Ok. Oh, una nuca cola quantum. Ok. E torniamo da lui perché si è fermato come un idiota. Andiamo. Forza. Dove stai andando? Perché torni indietro, scemo? Ara. Andiamo avanti. Che stai facendo qui? Ah, ci doveva far vedere l'altra freccia che ci dice di andare di là. Mannaggia te, Deacon. Andiamo, forza, inizia a correre. Oppure vuoi fartela tutta camminare? Ecco, almeno la corsetta quella minima, come la faccio pure io, falla, che un po' di attività fisica non ti fa male. Ok ragazzi, andiamo poco più avanti ancora. Se Deacon la smette di bloccarsi come un idiota, va bene. Ecco, poi corre. Vabbè, facciamocela camminando ragazzi. Perdonatemi per questo disguido, ma la Bethesda a questo Deacon non lo paga abbastanza per fare le cose rapide. Comunque, un volo da qui deve essere alquanto atroce. Meglio non farlo. Ok, lui va avanti. Il segno più in mezzo significa che c'è un alleato nei paraggi. Il nostro turista. Sarai tu a parlare. Qualsiasi cosa ti dica, tu rispondi: il mio è nel negozio. Fidati. Ok, comunque sì, ragazzi, noi dobbiamo andare avanti e parlare con questo individuo qui. Ehi! Hey. Grazie al cielo! Hai un contatore Geiger? Hai un cazzo di contatore Geiger? Il mio è nel negozio. E questo chi è? Mi avevano parlato di un solo agente, non due. Scusa, sono nuovo. Lui mi sta insegnando le basi. Ok, giuro sul muro che pensavo di essere morto. Ce n'avete messo di tempo per arrivare dal quartier generale. Adesso ci siamo noi. Sei al sicuro? Al sicuro, un cazzo! Quel vostro Slocum's Jaw brulica di bastardi metallici figli di una puttana cibernetica. L'ingresso principale è inespugnabile. Ci sono mine del cazzo praticamente ovunque. Apprezzo tutto ciò che hai fatto. Spero serva a qualcosa. Davvero. Io me ne vado da qui appena posso. Se ti serve altro, ti conviene chiedermelo subito. Ok ragazzi, lo lasciamo e ci allontaniamo parlando con Deacon. Scusa. Beh, Ricky non è proprio un simpaticone. Ci starà dicendo la verità? Non mi sembra un tipo losco. Neanche a me. Nel nostro campo, la prima regola è seguire l'istinto.
Se dobbiamo prenderlo in parola, l'ingresso principale è pieno di mine, sintetici e chissà quali altre diavolerie. Passeremo dalla galleria di fuga. Meglio la galleria piuttosto che tentare un assalto frontale. Sarà più facile, ma non so quanto. Facci strada, io ti copro le spalle. Va bene. Ok ragazzi, adesso andiamo. Scendiamo dal ponte esattamente da dove siamo saliti. Non provate a fare un volo a tuffo d'angelo da qui, perché non c'è acqua dove cadere che vi salva e vi para il culo. Cioè, cadere di qua vuol dire che finite per diventare quella stessa cosa che Poltiglia, per così dire, presente nei budini. Diventate allo stesso modo. Comunque, noi andiamo qui, scendiamo. Ok, e facciamo il giro per andare da dove eravamo tornati praticamente. Ecco, il nostro personaggio poveretto si è stancato. Ok, qui c'è un'armatura atomica se la volete prendere, ragazzi. Da me è apparsa una T45. Se siete a livello 20 o 30 vi apparirà la T51. E se siete a livello 30-40 la T60. Se siete a livello 43-45 già la X01. In questo caso noi la apriamo solamente per prenderci il nucleo di fusione presente nell'armatura che ci serve. Ottimo. Ok, lo apriamo. Ce lo prendiamo, tanto non è neanche completa, ragazzi, non ci serve. E andiamo avanti. Controllate sempre i treni, qui troverete un po' di casse di munizioni qua e là. Ok, e andiamo armati di tirapugni di Wolverine alla galleria d'emergenza, cioè la galleria di fuga da dove dobbiamo entrare. Entriamo. L'ingresso sul retro è più sicuro, ma occhio ai Gen 1 e 2. Adesso posso spiegarti tutto. Dobbiamo recuperare un prototipo sviluppato dal nostro illustre dottor Carrington. Andiamo a cercare quel prototipo. Forse insieme possiamo farcela. Il primo passo è violare il blocco di sicurezza. Ok ragazzi, noi lo seguiamo, lui camminerà perché, come vi dicevo prima, la Bethesda non lo paga abbastanza da fare le cose in fretta. Perché ho voglia di dare pugni a qualcosa. No, dare un pugno a Dormit non è umano. Sì. Proverò qualche password. No. No. Nel frattempo, con tutta la calma del mondo, ci prendiamo un caffè. Ok. Ti ho fregato, bastardi. Fregati, non hai fregato niente a nessuno, però vabbè. Qualcuno ha lasciato un segnale. Ok. Indicavo di cose, qui troverete già uno di sintetici. Noi ora lo massacreremo in una maniera. Immaginate. Come vedete ragazzi, dopo il primo pugno gli calava lentamente la salute perché il danno da sanguinamento è efficace praticamente su tutto e tutti. Quindi anche sui sintetici, sui robot. Vedi quel riquadro al centro del segnale? Ok, arrivati qui ragazzi, molti non l'hanno mai trovato, questo nascondiglio è proprio dietro il tubo. Guardiamoci un po'. Tom è riuscito a attivare le difese. Dogmeat e togliti. Forse è salvato da qui. Ok, mi curo un momento, ragazzi. E gli rivolto contro. Ah, non ho un molotov. La loro stessa pistola. E lo prendo a pugni. Perfetto, quanto vedo cosa mi hanno lasciato di interessante. Predatori sono super robot assassini degli Stati. Qui non dovrebbero essere. Celle di fusione. Niente di utile. Tanta la voglia di dare pugni che io ci rompo pure i fari. Ok. Quando trovate le torrette distrutte, ragazzi, prendete sempre ciò che vi lasciano. Un altro terminale attivo. Abbiamo fatto il rilevo del movimento. Qui io attivo
la torretta per così. I nostri amici avranno. Ragazzi, me lo sto vedendo poco poco brutta perché non ho come dire la quantità di difesa che mi serve finché non prendo quel loro potenziamento dei Railroad di potenziare l'abbigliamento che ho sotto l'armatura, che quello ci arriva a dare fino a 110 di difesa fisica e 110 di difesa da danni energetici. Per cui apriamo queste porte in maniera silenziosa, mi preparo un attimo con la pistola dell'istituto. Ok, abbiamo aperto. Ok, lo abbiamo disintegrato completamente quel nemico. Io mi do un attimo un'occhiata in giro, ragazzi, magari trovo cose utili, interessanti. Ok, un nucleo di fusione, ragazzi, mi curo. Mi mangio due cocomeri. Ok, mi prendo altre munizioni utili. Ok ragazzi, qui voi troverete pure una rivista, manuale operazioni segrete, che riduce la possibilità di essere sentiti o visti mentre vi aggirate furtivi. Io la prendo, ovviamente. Apriamo qui. Disinnesco le trappole prendendomi tanti bei punti esperienza. Mi prendo pure le bobine. Rilevati i segnali. Ok, un attimino ragazzi, qui c'è un altro sintetico. Che aveva voglia di morire. Fatemi passare, dai, non vi mettete in mezzo ai piedi. Oh, ok, munizioni, il telefono lo prendo perché dà materiale utile, forcine, finalmente. Ok. Senza braccia con che cosa è? Vuoi provare a mordermi? Ok ragazzi, arrivati qui io hackerò questo terminale, perché mi serve aprire due porte qui per prendere oggetti utili, oltre ai punti esperienza che sono sempre utili. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere, nell'attimo della foga non l'abbiamo potuto aprire, trovavamo semplicemente materiali, niente di più, pazienza. C'hanno le armi modificate per incendiare pure. Abbiamo finito le munizioni. Cibo per cani in scatola lo lascio ragazzi, quello ci servirà per poter creare le trappole che attireranno i cani.
Allora, a questo punto io lo ammazzo a pugni. Tanto finché uno solo e non sono tre o quattro. Ho accidentalmente chiuso la porta. Prendo le munizioni. Qui cos'è? Colla. Altra colla, se Deacon ce la finisce di spingere. La chiave che dà ingranaggi. Dov'è il pulsante? Niente di interessante. Anche qui niente di interessante. Una batteria. Ok, qui ora ragazzi riceveremo un'arma unica. Tanto quanto il Junker Jet la si prenderà solamente qui, ce la darà Deacon. Sì. Tommy Whispers in chat. C'è qualcuno? È morto per proteggere i nostri segreti. Vedi. Ecco, Tommy avrebbe voluto darti la sua arma. Non badare all'inizio. Grazie. Spero possa tornarti utile. O almeno più di quanto lo è stata per lui. Prendi il prototipo di Carrington. C'è un ascensore in fondo al corridoio. Combattere quei sintetici sarà molto più semplice da questa parte del campo minato. Ok, comunque ragazzi, la deliver. Ragazzi, per questo video è tutto, perché ho finito purtroppo il tempo a disposizione. No, sto scherzando ragazzi, tra un attimo. Bene ragazzi, rieccoci qua, scusate, ho dovuto stoppare completamente la registrazione e poi rimandarla, cioè rifarla ripartire di nuovo, perché ho avuto dei problemi con la connessione internet che stava cadendo, che purtroppo la dovevo tenere collegata perché stava aggiornando Steam. E per farlo ho dovuto stoppare tutto, perché se no si sarebbe combinato un patatrack della miseria, quindi scusate, ora andiamo avanti. Deacon ci ha dato la pistola, noi andiamo qui con attenzione perché ci sono mine, ragazzi, quindi massima cautela. Non sembrano essercene più. Con tanta rabbia e odio uccidiamo questi sintetici. Ragazzi, gli abbiamo rotto una gamba, così gliel'abbiamo amputata e gli abbiamo dato pure il colpo di grazia, perfetto, proprio con odio. Ci prendiamo le loro munizioni e prima di andare io aprirei questa porta. Perfetto, qui troviamo un altro nucleo di fusione, stavolta appoggiato così come se niente fosse, e varie cosette utili. Mi curo un attimo. Ah, non me ne ero accorto ragazzi, siamo saliti di livello. Allora, sempre perfetto, robustezza, che è un talento particolarmente utile. Attiviamo l'ascensore tramite il terminale. Perfetto. E saliamo al piano superiore. Ok, perfetto. Andiamo qui, carne scarafanno. Anzi, sì. Munizione, ok. Ok, ragazzi, allora, ora qui mi armo di istituto pistola laser della coppola, purtroppo fa cagare e la dobbiamo usare. E apriamo questa porta. Ok ragazzi, eccoci qui, adesso saliamo, cautela, qui siamo esattamente dove vi avevo detto io che eravamo inciampati nella mina. Che è successo qua fuori? Sembra che siano già morti tutti. Ah no, ecco, almeno una torretta doveva restare a romperci le scatole, se no non è che sarebbero stati contenti quelli della Bethesda. Quindi ok, saliamo al piano superiore.
qualcosa deve aver attaccato, ragazzi, queste torrette e questi sintetici, non so chi o cosa o come o perché, non me lo domandate perché non saprei cosa dirvi, è la prima volta che mi succede, però Dogmeat, non ti mettere in mezzo ai piedi, ok. E dopodiché, eccoci qui fuori, abbiamo finito la missione, ragazzi, ora andiamo direttamente al quartiere generale dei Railroad. Ok, ecco ragazzi, è iniziata pure la missione del DLC Automatron, che a breve vedremo. Ok, entriamo e andiamo di nuovo al piano di sotto a parlare con i Railroad, che ci daranno da qui in poi, ragazzi, tutte missioni secondarie che non vi farò vedere perché, come per tutte le altre fazioni, e lo ripeterò sempre, sono sempre le stesse, andare a recuperare qualcosa che a te non serve perché non lo puoi usare o uccidere nemici. E il nuovo arrivato mi ha medicato, mi ha preso in spalla e mi ha portato fuori sparando a destra e a manca. Sintetici dappertutto. Sempre portato in spalla? Pazzesco, vero? Non ne servono mille. Deacon mi ha detto che hai recuperato il prototipo di Carrington, attraversato un campo minato e spazzato via un centinaio di Gen 1. Sei qualcosa di vero? Vabbè, io l'appoggio, dai, ci provo. Tutto vero, dalla prima all'ultima parola. Se non aveste recuperato il prototipo, appunto, penserei che mi stiate prendendo per il culo. Visto? Non dicevo balle, boss. Pensavo che a Deacon servisse un'intera squadra, inclusa Glory, per recuperare il prototipo. Invece, voi due avete ripulito da soli l'intera centralina. Sarebbe assurdo non reclutarlo, Desa. Di sicuro hai fatto colpo su Deacon. Non l'avevo mai visto parlare o sparlare di nessuno con questa convinzione. Ti do il benvenuto nei Railroad, agente. Ok, noi ci entriamo anche se è solo per sfruttarli per questa attività che ci serve. Siamo molto fortunati ad averti tra noi. Adesso che sei a bordo, dobbiamo sapere come chiamarti. La segretezza è vitale, per questo usiamo nomi... Chiamatemi Fixer. Mi sembra un nome abbastanza calzante. E prima dovresti conoscere il resto della squadra. La posizione del quartier generale è il nostro... Ok ragazzi, noi entriamo qui. Eccoci qua, e prendiamo un po' di robetta e materiali vari che troveremo in giro, ragazzi. Oltre a tante cose utili per curarci. Con tutto questo casino, il lavoro non ti mancherà di certo. Tu vieni da uno di quei Volt. Hai troppi denti per essere un tipo di specchio. Amo il gadget del vecchio mondo. Ascoltatemi tutti. Vi presento Fixer. Si è occupato della centralina con Deacon. Da adesso è un agente a tutti gli effetti. Conto su di voi. Sono felice che sia dei nostri. Siete liberi di darmi. Che io mi rubo praticamente munizioni, stine, tutto quello che posso, ragazzi. Niente di che. Questa Desdemona ci ha semplicemente presentato a tutti. Molto. Detto questo, ragazzi, per questo video è tutto. Alla prossima.